25 punti contro i 27 della squadra di Allegri, quindi una squadra in piena salute, inciampata all'ultimo ostacolo di questa corsa, ossia nella partita con il Cagliari. Comunque lascerebbe un vuoto da riempire o con un giocatore simile o anche magari con cambiando tipo di strategia. E nel frattempo è arrivato il fischio dell'arbitro, fa prova ad andare dall'altra parte, chiama palla Cutrone, cambia tutto Çalhanoğlu, grande intervento di Dabò, poi Biraghi direttamente per Sportiello, ha rischiato qui la Fiorentina va a po'. Lunga il passo che sì, fino in fondo, viene chiuso ma ancora che sì, col destro e poi il destro va fuori, provato da Cutrone che non trova la porta, doppio destro per quello che riguarda il Milan, prima che sì, poi Cutrone, nessuno dei due preciso. Qui che si sembrava aver perso l'attimo, poi vedete resiste bene Sportiello che esce, Cutrone forse, tanto avanza Chiesa che tocca dentro, trova Simeone col tocco morbido, supera Donnarumma, avanti la Fiorentina, ha segnato all'andata, segna anche al ritorno contro il Milan, e Cholito Simeone. Da rivalutare la posizione all'interno del, insomma, alle spalle di Rodriguez, ora chiaramente l'andremo a verificare con l'ausilio della VAR. Qui intanto è Bonucci che perde palla in uscito, che bravo da voi a servire Chiesa che si accentra, la posizione sembra essere regolare, poi ci vuole insomma la qualità anche del colpo sotto di questo Rodriguez, parte Çalhanoğlu, 1-1, la fotocopia dell'andata, Simeone porta avanti la Fiorentina, Çalhanoğlu pareggia per il Milan, 1-1. Da rivedere chiaramente la posizione di Sportiello, che lo stavo guardando, non mi sembrava centrale, però si fa. Le finte, prova il destro dentro per Cutrone, Patrick Cutrone, un gol fantastico di testa in tuffo, su geniale intuizione di Çalhanoğlu. 2-1. Si sono invertiti le posizioni, Çalhanoğlu da alla destra, Cutrone da alla sinistra, andare a chiudere al centro dell'area. Meravigliosa l'iniziativa di Çalhanoğlu, altrettanto la finalizzazione di questo ragazzo che se trova dentro l'area di rigore. È casa sua l'area sì, di rigore. Che bravo con la finta, mandare al bar Maxi Oliveira. Sì, Oliveira, il tocco dentro, palla che arriva Kalinic, da fuori Cutrone, esterno della rete, bella azione. Ancora una volta che sì, che da quella parte sta veramente dominando. Çalhanoğlu cerca il cross, Cutrone, Dragowski e poi sotto porta Kalinic, 3-1 per la prima volta contro la Fiorentina da ex e trova subito il gol, 3-1. E vanno tutti ad abbracciarlo, si è parlato tanto di questo ragazzo, di come abbia sinistra a schiacciare Cutrone e a ribadire Kalinic. Ripeto, sono ancora tutti lì ad abbracciarlo, quando un giocatore si sacrifica, comunque gioca in un certo modo, è normale poi che vada a raccogliere l'applauso dei propri compagni, gli attestati di stima dei tuoi compagni, quello che tu hai. Tutta la difesa viola, attacco, molto buono, Çalhanoğlu allarga, Cutrone, possibilità, Patrick Cutrone, fa doppietta e arriva a 10 gol in campionato, 18 stagionali, 4-1. Aperto, sono veramente bravi questi ragazzi. Ora tutto è partito da un colpo di tacco di Kalinic, poi ha aspettato il momento giusto Cutrone, il taglio di Kalinic, il taglio di Kessi, vedi che porta via Max Oliveira, libera spazio per Cutrone, piattone sul primo palo, tra palo e portiere la messa, non è facile fare questo gol qui. Buonaventura, finta il tiro, palla sul sinistro, mette in moto Rodriguez che mette dentro per Cutrone, la tripletta in fuori per Cutrone. Prima tripletta in Serie A, vediamo. Sì, sì. È leggermente al di là rispetto alla linea di passaggio. Mentre per il Viola sta arrivando la terza sconfitta consecutiva nelle tre trasferte contro il Milan. Occhio a Bonaventura! Ha fatto tutto da solo, voleva questo gol. Arriva il 5-1 alla mezz'ora della ripresa. A segno anche Jack Bonaventura, ottavo gol in campionato. È vero che gli hanno lasciato libertà, però insomma la conduzione della palla, l'esecuzione finale è di un certo livello. Qui prova a fare la finta su Cristoforo, insomma, continua a portare il pallone, poi Cristoforo molla un po' la presa. Di nuovo Benassi raccoglie, carica il destro, pallone che termina alto.
Arriva il fischio finale da parte dell'arbitro Fabbri. È finita la stagione 2017-2018 per Milan e Fiorentina. Chiude in bellezza il Milan.